Un weekend, l'ultimo, tre montagne diverse, altri quattro morti. Storie diverse, diverso il livello di esperienza di ciascuno di loro. Ma l'elenco non smette di aggiornarsi. Come ogni estate, una lista già lunga che comprende ottimi alpinisti, ma anche escursionisti e appassionati che non calcolano fino in fondo i rischi in agguato anche sui percorsi più battuti. Nonostante gli ammonimenti puntuali, quanto inascoltati, di chi conosce a fondo la montagna, rifiuta l'aggettivo di killer, assassino, maledetto, pur non smettendo mai di temerla. Io non sono ancora un alpinista perfetto e nonostante ho fatto 3500 salite e domani facendo una nuova salita su un Monte Rosa, sul Ciavino, sul Monte Bianco, mi può capitare un incidente e se sono preparato molto bene forse me la cavo. La legge fondamentale dell'alpinismo è: possiamo fare quello che sappiamo fare e non dobbiamo fare qualcosa che non sappiamo fare. Il ruggito di Reinhold Messner è anche un grido d'impotenza davanti a quello che dal giugno scorso è stato un susseguirsi di tragedie, come quella sul Gran Zebrù al confine tra Lombardia e Alto Adige. Nel giro di una mattinata, in due diversi incidenti in cordata, sono morte sei persone per il crollo improvviso di formazioni di ghiaccio. Con quel caldo era stato il duro commento di Messner: io non sarei andato a scalare. La montagna non è calcolabile, questo è un problema. Poi molti non hanno l'esperienza. Oggi tanti alpinisti si preparano in palestra, nell'indoor, fanno delle camminate in città, nel parco, però di montagna si intendono poco. Non c'è più il problema che la gente non è preparata dal punto di vista equipaggiamento. Hanno le scarpe buone, lo zaino, hanno tutto, però non hanno l'esperienza nella testa prima di andare e non sanno che la montagna in ogni angolo, in ogni secondo, a 8.000 metri e a 3.000 metri è e rimane pericolosa. Il 99% della gente va in zone turistizzate e muore lì. E lì si deve fare le regole chiare, e le regole chiare dicono che chi non sa fare deve stare a casa. Molto si è discusso anche sull'opportunità di far pagare le chiamate dell'elisoccorso a chi affronta con troppa imprudenza la montagna, come puntualmente accade all'estero. La società non deve pagare per tutti quelli che hanno la testa, non so, sulla luna e vanno in montagna e non sanno che cosa può capitare. Oggi la gente parte anche troppo superficialmente dicendosi: in caso di emergenza abbiamo l'angelo dal cielo che ci porta via. Tra i turisti che ogni estate prendono d'assalto le Dolomiti, ce n'è una sul cui rispetto per la montagna Messner è disposto a spendere parole ammirate. La cancelliera Angela Merkel, che anche quest'anno ha preparato tra le montagne del grande alpinista la sua scalata più dura, quella a un nuovo mandato nelle elezioni di settembre. A me piace specialmente perché questa signora è del tutto silenziosa, non è montata, è una personalità di grande rispetto verso la natura. Lei è molto tranquilla. Lei, se riesce a farcela, io sono sicuro che riesce, rimane cancelliera per altri anni. Se non ce la fa, lei è molto contenta e troverà delle bellissime possibilità a conoscere il mondo. E penso che lei non è una persona che vuole sotto tutti i costi stare nella prima linea, e forse questa è la forza della signora Merkel.